Allora, buongiorno a tutti. Come diciamo annunciato dopo la vittoria elettorale e la mia elezione a sindaco, in tempi brevi stiamo presentando la giunta, direi brevissimi perché stiamo parlando di meno di una settimana dalla proclamazione degli eletti che è avvenuta martedì pomeriggio della settimana scorsa. La giunta ve la leggo. Andrea Luzzu, sindaco con delega ai quartieri, frazioni e borgate, rapporti con università, rapporti con Abbanoa e società partecipate. Anche questa è una conferma dell'attenzione, come detto in campagna elettorale, per quartieri, frazioni e borgate. In più, rapporti con Abbanoa che in questi giorni, secondo me, hanno già dato qualche piccolissimo risultato, con diciamo una piccola maggiore attenzione verso tutti i problemi che ci sono, secondo me è un buon inizio. Massimiliano Sanna, vice sindaco, bilancio, programmazione, patrimonio, cultura, coordinamento delle politiche culturali, servizi informatici e innovazione tecnologica. Massimiliano non può essere con noi oggi, io sono molto orgoglioso che Massimiliano Sanna sia il mio vice sindaco, lo dico a chiare lettere. Per i motivi che credo tutti capiranno, è stata una persona che, cosa non facile, è stato capace di fare un passo indietro in un momento delicato alla campagna elettorale, quindi dimostrando un altruismo e un'intelligenza fuori dal comune. Oltretutto, siccome è anche una persona molto capace, molto preparata, ha avuto un risultato elettorale straordinario, è logico che fosse il mio vice sindaco. Massimiliano non può essere qua oggi, ma sicuramente faremo un incontro con la stampa nei giorni prossimi insieme a Massimiliano, perché è giusto che sia così. Io ho voluto forzare i tempi, Massimiliano non c'è oggi e domani per dei problemi familiari. Lui anche in questo caso con molto spirito di collaborazione mi ha detto di non preoccuparci, che era giusto dare una risposta alla città. Gianna De Lorenzo, Servizi Sociali, Plus, Pari Opportunità, Associazionismo, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Abitative. Gianna è la prima quota rosa in giunta, è la donna più votata di Forza Italia. E io sono convintissimo che farà benissimo, è una novità perché non è neanche stata mai consigliere comunale, quindi è assolutamente un'iniezione di freschezza e di una ventata chiaramente di novità nella mia giunta. Riccardo Meli, no, scusate, Gianfranco Licheri, ambiente, agricoltura, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato. Gianfranco non ve lo devo presentare io, è stato assessore con me nella giunta Nonnis, una persona capace, una persona caparbia, ha avuto un grande risultato elettorale anche lui. Sicuramente anche lui farà bene, certamente non è una persona, cioè una persona che per quanto riguarda l'assessorato che gli viene affidato saprà già dal primo momento che cosa deve fare. Riccardo Meli, lavori pubblici, servizi tecnologici e manutenzioni, servizi cimiteriali e toponomastica, ingegnere, il più votato di un'altra della lista civica, un altro Oristano. Anche lui è una persona assolutamente nuova perché non ha neanche mai fatto il consigliere comunale, con grande coraggio e lo ringrazio per questo, ma non certo con meno passione e voglia di fare, ha accettato questo incarico, io lo ringrazio. E quindi ha un assessorato molto delicato da cui bisogna subito partire col piede giusto per tutti i motivi che sapete, Oristano Est, tutta una serie di finanziamenti molto delicati che sono in corso d'opera. Francesco Pinna, sport, impiantistiche, attività sportive, turismo, spettacolo, attività produttive e aree mercatali. Io ho fatto una battuta nell'ultimo confronto elettorale con Maria Ovinu, mi avevano detto chi avrei dato, chi avrei prestato, chi avrei ceduto, io ho detto che avrei Non ci ho prestato fatto caso. Francesco, ma avete visto che non è così. Francesco in giunta, ne sono molto, molto contento, è una persona con grande esperienza, con grande voglia di fare, in un assessorato che oltretutto è riconducibile anche a tutte le cose che ha fatto, un
un uomo che ha sempre lavorato per lo sport, un uomo che è stato presidente della Tarros, quindi non ve lo devo presentare io, sono orgogliosissimo che Francesco sia in giunta con me. Mauro Solinas, urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energie rinnovabili, zona franca, polizia municipale, sicurezza urbana. Già un po' troppe deleghe, dove è Mauro? Mauro non ve lo devo presentare, ripeto, è stato vice sindaco per 2 legislature, l'urbanistica credo che sia una novità per lui, però io sono sicuro che saprà fare molto bene. Dobbiamo lavorare immediatamente al piano urbanistico e a tutta una serie di altre emergenze. Spero che abbia capito che cos'è il master plan di Torre Grande, speriamo. Però poi c'è Puppa Tarantini, personale, trasporti, viabilità, artigianato, industria. Puppa lo stesso non c'è bisogno di presentarla, è stata presidente del Consorzio 1 fino a poco tempo fa, è stata sempre in politica, è una donna impegnata, è stata presidente della Commissione Pari Opportunità, quindi è una persona che potrebbe essere in qualunque assessorato. Al momento è nell'assessorato al personale, trasporti, viabilità, artigianato, industria. Sul personale anche questo è stato oggetto di campagna elettorale, perché nella scorsa legislatura la delega l'aveva il sindaco, io ho voluto fortemente che ci fosse un assessore al personale e ho voluto fortemente che la delega alla cultura, che invece di Massimiliano Sanna, non fosse il capo al sindaco. Sono 7 assessori. Chiarisco già che da un punto di vista economico il Comune non avrà nessun aumento di spesa, perché i componenti della Giunta rinunceranno una parte dei loro emolumenti in maniera tale che il budget fissato per una Giunta a 6 assessori sia lo stesso che per una Giunta a 7 assessori. Venerdì penso che faremo una giunta ufficiale, la prima, e per il Consiglio Comunale stiamo pensando di convocarlo per la seduta di insediamento per martedì pomeriggio. Io ho finito, chiaramente vorrei che anche gli assessori, ognuno di loro dicesse quello che desidera dire e poi siamo pronti a rispondere a qualunque domanda. Chi inizia? Andiamo da Gianna. Completamente nuova, perché ho sempre seguito la politica un po' tramite mio marito, ma sempre un po' in secondo piano. Insegno alle scuole superiori, quindi ho comunque sempre avuto a che fare con le persone, gli studenti in generale, per cui insomma l'assessorato che mi è stato affidato è abbastanza complicato, ma cercherò di fare del mio meglio. Anch'io sono onorato di questo incarico, anche se è un assessorato molto importante, molto delicato, per cui necessiterà di impegno già da domani. E basta, spero di dare il mio contributo a questa giunta col massimo dell'impegno comunque che posso. Grazie. Francesco? Stiamo facendo troppi ringraziamenti ad Andrea, comunque ringrazio anche ad Andrea per la fiducia che ha riposto su di me. Non sono nuovo, sono un vecchio e questo mi fa piacere. E quello che posso dire di concreto è l'assessorato, io lo conosco già in linea di massima perché l'ho già fatto con la Nonnis per circa un anno, conosco in linea di massima anche molte problematiche dello sport, del turismo eccetera, e su questo chiederò la collaborazione di tutti i miei colleghi, ma anche di chi volesse darmi una mano con suggerimenti per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda le attività produttive, tutto quanto che concerne il mio assessorato, così farò anch'io con gli altri colleghi di giunta. Grazie Francesco. Gianfranco. Onoratissimo anch'io di ricoprire di nuovo questo ruolo di assessore all'ambiente che ho ricoperto già 6 anni fa. Cosa dire? È l'assessorato che
con il quale io ho una passione particolare nel svolgere questo ruolo. Dunque non posso dire che sia una cosa che mi è stata affibbiata per forza, anzi. Cercherò di impegnarmi, come ho fatto l'altra volta, nel miglior modo possibile, coinvolgendo logicamente tutta la maggioranza e spero anche tutta l'opposizione, perché credo che sia un assessorato che oggi per tutte le amministrazioni sia molto importante, bisogna farlo conoscere di più a tutti i cittadini le complicazioni che ci sono nell'ambiente. Ringrazio anch'io per l'opportunità che mi è stata data di mettermi al servizio della città di Oristano e soprattutto del Comune. Anche durante la campagna elettorale avevo più volte ribadito l'importanza di dare maggiore visibilità e maggiore condivisione con il personale, quindi sono ben felice che il sindaco mi abbia affidato questo compito, perché più volte ho ribadito che è da casa che si parte e la casa sono prima di tutto i funzionari e tutti quelli che lavorano in comune, che devono ritrovare la serenità nel lavoro e la condivisione nel progetto della Giunta Alluzzu. Quindi sono onorata, spero di essere all'altezza di gestire questo. Chiaramente anche le altre deleghe non saranno disattese da me. Grazie. Molto velocemente, ovviamente il ringraziamento al sindaco è dovere, ma non è solo dovere, è ovviamente molto sentito. Molto sentito perché noi di Forza Bari siamo stati molto fermi sulla scelta di Andrea, pur avendo come opportunità anche quella di Massimiliano Sanna. Ci abbiamo creduto nel progetto, nel programma e ovviamente adesso è il momento di lavorare. Ho già chiamato nel tempo che la giunta iniziava il dirigente dell'urbanistica nel dirgli appena finito la giunta ci vediamo. Stasera sarò in prefettura perché il sindaco mi ha già chiesto di andare a una riunione di comitato provinciale per la sicurezza pubblica. Sarò lì. Iniziamo a lavorare. Il mio ringraziamento, oltre che al sindaco e a tutta la coalizione, va ovviamente agli amici di Forza Varis che hanno impegnato il loro tempo, quindi a tutta la lista, a tutti coloro che hanno concorso, qualcuno qui presente oggi, quindi io non vengo ovviamente a rappresentare me stesso e tantomeno Massimiliano lo farà. Rappresentiamo Forza Varis, cercheremo di lavorare per il bene della città. Siamo all'interno del centrodestra una forza identitaria autonomista e nel programma alcune tracce ci sono, cercheremo di lavorare a questi obiettivi. Poi l'impegno è grande. Oggi ho già amministrato, oggi ci sono molto meno soldi, oggi bisogna cercare molto di più la condivisione con i cittadini. I social sono un veicolo di diffusione delle notizie straordinario nel bene e nel male. Cercare la condivisione significa evitare problemi durante l'amministrazione. Speriamo di averlo imparato bene perché sarà uno degli elementi fondamentali di ciò che la nostra amministrazione, o meglio l'amministrazione guidata da Andrea Alluzzu, cercherà di fare. Per il resto non è il momento di entrare sulle deleghe, sugli impegni, avremo tempo e modo di farlo. Grazie. Comunque domanda da parte dei giornalisti, siamo a disposizione. Sì, sono stati assunti anche altri accordi, oltre alla... Altri? Altri accordi in maggioranza, oltre che alla conclusione della giunta, cioè si sa già anche di altri nomi. Di altri nomi in che senso? Però non... Di altri nomi? Ah no, assolutamente no. Abbiamo, Marco, abbiamo l'abitudine di fare un passo per volta, questo è stato anche un passo fatto in tempi molto brevi, non abbiamo avuto occasione di parlare veramente di niente, a breve parleremo chiaramente delle commissioni, il Presidente del Consiglio, tutte le cose che sono all'ordine del giorno già in parte per martedì. Non ditemi che non ci sono domande perché non è che va tutto bene. No. Non no, ci vabbè. No, vabbè.
In che senso? Per il dragaggio? Vado io direttamente per... No, stasera abbiamo un incontro e anche questa non è una cosa così... così solita. Noi abbiamo promosso un incontro come maggioranza, come coalizione, con tutti gli operatori di Torre Grande, con i cittadini di Torre Grande, perché la stagione turistica è alle porte e ci sembrava che un incontro dove ascoltare le persone e anche fare il punto della situazione fosse importante. Siamo lì alle 16. Ieri ho incontrato il sindaco di Cabras per cose simili, perché avete visto che qualche volta anche solamente parlarsi può dare dei risultati. Abbiamo parlato dei giganti e della Sartiglia. Stiamo cercando con dei segnali di provare a ragionare di area vasta, cosa che viene detta inflazionata, però poi nei fatti è un po' complicata. Avrò un incontro anche col sindaco di Santa Giusta nei giorni prossimi. E poi ci sono tutte le emergenze, non è solo il Porticciolo, ci abbiamo l'emergenza di Oristano Est che va seguita passo per passo, ci abbiamo tutta una serie di altre emergenze veramente importanti, con delle decisioni sul plus, con delle decisioni sul personale, con delle decisioni sul traffico, con le decisioni sulle opere pubbliche, con rendicontazioni che ci spremeranno come limoni in questi giorni. Devo dire che dal punto di vista della macchina ho avuto la risposta che mi aspettavo, e questa è una cosa che mi fa veramente piacere da parte di tutti i dipendenti e da parte dei dirigenti. E quindi ci stiamo mettendo, ha ragione Mauro e anche Francesco, ci stiamo mettendo a lavorare, e vi chiedo di giudicarci per quello che faremo. Le casse, io ho firmato un documento, dottor Mele, come si chiama il documento che ho firmato il primo giorno? La verifica straordinaria di cassa, dove chiaramente sono cambiate le leggi, i bilanci sono particolari, però nel passaggio di consegne da Antonello Ghiani a Guido Tendas quel documento aveva 9 milioni e 300 mila euro, io ho firmato un documento con 3 milioni di euro. Questo vi fa capire... ci sono 6 milioni e 300 mila euro in meno. Interpretatelo chiaramente con tutte le... io sto parlando di cifre, bisogna entrare, però sicuramente i soldi non sono tantissimi, ma è assolutamente logico. Ma trasferimenti no. Locali, no? No, è un documento che ha una sua... i numeri vanno letti, ma insieme io la prima cosa che ho chiesto è di farmi vedere il documento del passaggio di consegne dal commissario al sindaco. Ripeto, era un documento che aveva una cifra di 9 milioni e mezzo, questa una cifra di 3 milioni, ma sono cambiati i sistemi di bilancio, sono cambiate le trasferimenti dallo Stato alla Regione, però sicuramente soldi in cassa non ce ne sono tanti. Dovrò ancora fare delle verifiche, ma credo che il problema della cassa sia un problema generalizzato in tutti i comuni. In tutti i comuni. Ho parlato in questi giorni con dei colleghi che mi hanno fatto gli auguri, ho parlato prima con Emiliano Deiana, che è il presidente dell'ANCI Sardegna, è un problema veramente comune della difficoltà a avere cassa anche per il nuovo sistema di bilancio, che poi nel reinvestire i soldi prevede tutta una serie di meccanismi che non sono certamente semplici come erano qualche anno fa. Io in campagna elettorale ho fatto l'appello al voto a tutti, anche ai 5 Stelle e al PD. Io chiaramente ho letto i risultati elettorali, sappiamo perfettamente che nell'ambito e nell'alveo del centrodestra ci sono altre compagini, sappiamo anche che c'erano tutta una serie di coalizioni che hanno partecipato al voto e che di fatto potrebbero in parte averci premiato. Io sono pronto nell'arco della legislatura a valutare qualunque
collaborazione da parte di tutta l'opposizione, che valuteremo insieme alla coalizione, alla maggioranza, e oltretutto, cioè, ripeto, i 5 anni di legislatura sono lunghi, in questo momento la Giunta è chiara che non ha aperture verso nessuno, però sarebbe sbagliato e non fa parte del mio carattere non dialogare con l'opposizione e davanti a risposte di un certo tipo non valutare alcune situazioni. Cioè? No, in questo momento non intendo niente, però è chiaro che se noi porteremo il bilancio e qualche consigliere dell'opposizione ci vota il bilancio, ne trarremo delle conseguenze, oppure se potremo collaborare su alcuni aspetti del programma. Io ho visto dei programmi di altre coalizioni che sono molto, molto, molto belli da un certo punto di vista, molto affascinanti e da cui potremmo trarre degli spunti. Tutto questo sarà origine delle prossime sedute del Consiglio Comunale. Io in passato, nella mia esperienza da consigliere, ne ho visto tante, in Parlamento, in Consiglio regionale ne vediamo incredibili, però può succedere che ci siano dei gruppi che possono cominciare a voler collaborare con noi, poi potrebbe anche non succedere. Però è mio dovere assolutamente valutare queste cose. Vi preannuncio che i prossimi giorni, ho già dato mandato agli uffici, avrò un incontro anche con Maria Ubinu, vorrò fare un incontro proprio con lei, anche ufficiale, perché mi sembra doveroso e lo faccio con piacere, non lo faccio perché lo faccio con piacere, con un candidato sindaco che ha preso tantissimi voti, che rappresenta una parte della città e a cui voglio in tutti i modi chiedere collaborazione, non collaborazione nel rispetto dei ruoli. Gli altri li vedrò in Consiglio Comunale, potrebbe anche essere possibile. Io accordi, apparentemente non ce ne sono stati, accordi ufficiali, è sotto gli occhi di tutti che qualcuno ci ha dato una mano. Se un gruppo che prende 4.950 voti al primo turno poi ne prende 8.000, io non ho la presunzione di pensare che quei 3.000 voti siano tutti dovuti al sindaco e alla sua coalizione. Vabbè, l'ho detto all'inizio, è di difficile lettura, però io una mia idea ce l'ho. Però sentiranno anche ovviamente tutti gli altri assessori che ci hanno preceduto, perché la situazione è una cosa sua, una sorta di passaggio di consegno con chi sarà disponibile, ma nessuno che lo sa assolutamente tutti, perché non so dove farlo, lo farà il sindaco, ma lo faremo anche tutti noi. Gli altri assessori. Scusa. Oltretutto su alcune cose stiamo cercando di essere operativi anche su piccole cose. La disinfestazione che avete visto che è in atto per quanto riguarda la deratizzazione, le blatte, la fa la provincia, ma noi abbiamo sollecitato fortemente la provincia, abbiamo messo a disposizione dei nostri operai comunali, abbiamo sentito Abbanoa, abbiamo cercato un po' di coordinare, in questi giorni sta succedendo che finalmente c'è la disinfestazione. Sul decoro e su altri aspetti, io mercoledì avrò un incontro insieme all'assessore all'ambiente con l'azienda che cura tutta la parte della nettezza urbana per cercare di capire le problematiche e per cercare di chiedere legittimamente il massimo impegno possibile, soprattutto in questo momento estivo. La stessa cosa farò con Abbanoa, che convocherò a breve, ma già da una serie di messaggi, di PEC, di telefonate su alcune perdite che erano da settimane, abbiamo avuto una risposta positiva, che è poco, perché quando abbiamo 20, 30, 40 perdite
dove un bene come l'acqua sta andando in cunetta, per essere chiaro, non può essere la risposta che Abbanoa ci deve dare. Però da una serie di sollecitazioni di questi giorni un segnale c'è stato anche dall'ente gestore della rete idrica. Quindi anche il sopralluogo al teatro col comandante dei vigili e con l'ingegner Pinna è un segnale, perché questo teatro chiuso è una... Dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto una sorta di cronoprogramma, e non c'è niente di impossibile, il teatro si spera che in tempi non biblici venga riaperto. Io credo che siano dei segnali dell'impegno e della passione che ci stiamo mettendo per cercare di risolvere una serie di cose che non sono facili da risolvere. Angelo, dimmi, sempre UDC? Sempre UDC? No. No, PDS è un po' più problematico. Io non ho fatto accordi su cambi di assessori con nessuno. È verissimo comunque che nella composizione della giunta, nelle valutazioni iniziali, alcuni consiglieri che hanno avuto moltissimi voti non hanno voluto fare gli assessori. Ma questa giunta è assolutamente gradita al sindaco, molto, però voglio dire, abbiamo dovuto fare... E nelle cose, se per quello abbiamo pensato anche ad alcune cose che non fossero dovute a consiglieri che hanno preso 320 o 400 voti, poi ci sono il cerchio si chiude con una serie di ragionamenti, però direi un falso se non dicessi che abbiamo valutato diverse strade, alcune strade non si sono potute percorrere. Sì. Parlare ovviamente in merito alla nostra lista Forza Valis. Noi abbiamo investito molto su giovani, non è emerso in campagna elettorale, però chi va a guardare la nostra lista non può non accorgersi che dal terzo posto fino al nono sono tutti ragazzi giovani, per lo più laureati, chi con due lauree. È chiaro che chi come me fa politica da anni, quello che ha fatto nella lista deve cercarlo di fare poi durante l'amministrazione. Io sarei, e chi con me ha condiviso questo progetto, sarebbe ben contento che questi ragazzi fossero aiutati a maturare. Abbiamo ritenuto che per farli maturare dovesse essere la guida di qualcuno un po' esperto, anche perché se no si spaventano, mollano e se ne vanno. Io sarei ben contento di staccare la spina dalla giunta prima possibile, non appena qualche ragazzo, che ne so, con una laurea, due lauree, che ha impegnato la propria vita per gli studi, potesse metterli in pratica per il bene della città. Per me sarebbe il massimo del risultato. Abbiamo costruito la lista con questo presupposto fondamentale e ovviamente continueremo a far crescere. Io, mia figlia che è la consigliere comunale, ma dietro mia figlia c'è un ragazzo di 28 anni con due lauree, dietro ancora c'è un'archeologa di 34 anni, dietro ancora c'è una laureata di 26 anni e così fino a un ragazzo di 19 anni che è il voto più elevato dell'Istituto Tecnico Industriale, non di questa maturità ma della precedente. Faremo un gruppo giovani di Forza Varis perché vogliamo investire su di loro. Mi auguro che alle prossime elezioni siano tutti consiglieri comunali questi ragazzi. Significa che io non avrò fatto quello che si fa sempre in politica, sempre perseverare col proprio nome. Io spero, non dico di lasciare domani, ma di avere il tempo di preparare e vedere questi ragazzi all'opera. Crea qualche motivo di imbarazzo il fatto di avere la figlia e il cognato in consiglio comunale e lei con il ruolo di assessore? Grazie, del lei. No, se mi dà del tu la domanda è uguale. Sì, prego, certo, se il sindaco risponde ci mancherebbe. No, vabbè, però... No,
beh, vorrei rispondere io. Abbiate, poi se Mauro, allora, no, a me non crea nessun motivo di imbarazzo, non c'è neanche nessun motivo di incompatibilità, secondo me è anche una cosa anche logica. Anche questa fu origine, ci fu una mia battuta durante un confronto televisivo, un confronto sì televisivo e anche in piazza, e diciamo la verità, avere una persona come Mauro in giunta credo che qualunque amministratore se lo auspichi. Quindi io volevo aggiungere una cosa, poi semmai se ci sono altre domande, io pensate anche al Consiglio, non pensate alla Giunta. La Giunta è una conseguenza del Consiglio. Abbiamo una Giunta di persone giovani, di persone con grande voglia di fare. Io devo ringraziare moltissimo il gruppo di Forza Italia che mi ha, a parte il risultato elettorale straordinario inatteso, però mi ha veramente supportato in qualunque momento, anche in momenti molto difficili, e anche ieri mi ha veramente dato la forza, la convinzione e la tranquillità di fare quello che devo fare, cioè il sindaco della città. Vorrei la risposta dall'assessore. No, sentiamo. Pensavo che ti bastasse la mano. Non mi nascondo, per carità. Non vi siete accorti che anche nella scorsa legislatura, non in questa passata, ma nella precedente, Davide Tati e Mauro Solinas erano consiglieri di opposizione. Ovvio che in maggioranza l'impegno è diverso. Io so una cosa, che con quelli di casa mia sarò più esigente che con gli altri del gruppo, su questo non c'è dubbio, perché vorrei vederli crescere, perché vorrei vedere l'impegno, ma io dico ben vengano famiglie che, dove una figlia decide di scendere in campo e candidarsi consigliere comunale. Non c'è il rischio di una visione troppo ristretta rispetto a un posto di 30.000 persone, comunque, cioè si rischia di ragionare sempre all'interno di ambiti un po' circoscritti. Io non lo vedo un problema, lo vedo come un impegno ulteriore, come un'opportunità per lavorare, per far crescere questi ragazzi giovani. Ma ripeto, mia figlia è una dei 10 ragazzi giovani che c'erano nella lista e che quindi potranno, spero, nelle prossime avere maggiore spazio in consiglio comunale, perché sono tutti ragazzi promettenti. Non sono arrivati, dico, nella lista a un voto, due voti, tre voti. Hanno tutti preso risultati più o meno dignitosi tutti, più o meno elevati nei numeri, e hanno contribuito notevolmente nel ragionamento, nel programma, perché erano sempre presenti quando facevamo il giro delle frazioni col sindaco, entusiasticamente erano soprattutto i giovani presenti. Penso che sia un buon viatico. Dal punto di vista dell'incompatibilità, so che c'è già chi è andato a vedere tutte le regole possibili e immaginabili per capire se c'è un'incompatibilità. Non ve ne sono, c'è solo voglia di lavorare e voglia di fare. Ringrazio tutti e buon lavoro a tutti e buona giornata.